tus ojos solo juro, como el olvido, tu labios apretados, como el rancor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus caras en sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando te das las puertas, estás cerrada y ladras los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Io sono un questurino. E badate, quando dico questurino, io intendo proprio la sintesi più malinconica della parola questura. Vecchi uffici di polizia, che sembrano sporchi e fumosi anche quando non lo sono, con grandi finestre che affacciano su cortili interni perennemente desolati, e corridoi lunghi, stretti, nei quali risuona incessantemente il ticchettio a due dita di una macchina da scrivere Olivetti. Questo è l'urlo del commissario che chiama il sottoposto. Il sottoposto è l'ultima ruota del carro, è il piedipiatta che si fa a piedi tutta la città per pedinare un sospettato. È quello che suona tutti i campanelli del condominio per interrogare, per sentire i testimoni. È quello che sta all'angolo di una strada, magari di notte, con il freddo, il vento, la pioggia, la neve, per fissare la porta di un sorvegliato. Il sottoposto sono io, Adolfo Faina, un questurino. Signor commissario, ma che cosa c'entro io? Ma cosa ci vado a fare io in Argentina? Ma perché non ci manda il brigadiere Caputo? Ah, Faina! Caputo è troppo giovane! Ah, vabbè, allora, ecco, ci mandi il maresciallo Ballone, lui poi sa anche lo spagnolo. Ah, Faina, ma che minchia dice? Ballone è troppo anziano! Come anziano, signor commissario? Ha solo 5 anni più di me. Babbo, ma se la porta male, poi lui non regge il fuso. Come non regge il fuso, signor commissario? Lui non regge il fuso. Io non reggo neanche una centrata ghiacciata. L'indirizzo dove devo andare ce l'ho qui. Da qualche parte l'ho messo. Eccolo qua. Calle Balcarce, 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 Balcarce. Mi hanno detto che questo è uno dei posti più malfamati di tutta Buenos Aires. Ma io ho fiuto. E poi ho gli occhi aperti. E il locale si chiama El Vello Almace. Almace. E io qua sto. Malena canta il tango come un'incuna e in cada verso. Aggiungo del suburbio, su fuor perfuma, ma nella tiene pena, abbandoneo, te pesa già l'infanzia, tu vorti a Londra, tomo e se tono juro, de cajicón, o al caso aquel romance, che solo nombra, quando se pone triste, con el alcohol. Signorina, un caffè, per favore, signorina, un caffè.
come si dice caffè in argentino? Becca. Signorina, un caffè! Signorina, un caffè! Per favore. Sta serato, signor? Prego? Sta serato, buona más tarde. No! Moi, italiano! Moi, vuole sapere una cosa, informaciones, compri? Hablate ben italiano. Sì. Io nipote di italiano. Ah, bravo. Intendo meglio. Più facile per me. Ma, io dico che sta serato e chiuso. Ah, ecco. E stiamo facendo la scuola per questa notte. Ok. Apriamo sì? alle 10. Ecco, ho capito. Ma io non sono un cliente, no. Io qui per avere delle informazioni. Il proprietario c'è? No. E sta giù? E io dico che sta serato. Torna questa notte o mañana? Mañana? No, domani. Ah, domani. No, signorina, io domani starò sul piroscafo che mi riporta già in patria. Oh, ma dove andate? Fermi là! Assessuare! Ma cosa vi credete di fare? Avanti, fuori i documenti italiani, ma si vede dalla faccia! Ci dobbiamo far riconoscere ovunque andiamo! Avanti, seduti! Vicebrigadiere Faina, del commissariato di Sanremo! Attenzione, perché io... Faina Adolfo. Faina. Non dimentichi qualcosa, vicebrigadiere? No, cosa? E stavo in Argentina! Beh. Su tessera, su targhetta vale come quella di Trenvia. Use a chi? È solo un cliente. Ah, oh, no, e niente un po' con quello perché sta serrato! Allora, signorina Angela. Dígame, Adolfo. Prego, vice brigadiere Faina. Allora, Angela, mi dica. Oh, Angela! Si pronuncia l'Argentina. Angela. Anche. Vabbè, allora, signorina Angela. Da quanto tempo lei lavora qui? Ma, come camerera o come cantante? È la stessa cosa. Voglio sapere, 2 anni fa, nel dicembre del 1965, lei già era qui? Sì. Ah, ecco. Ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Ho cercato in malindifferenza. Sono lasciata andare nell'amore. Soffrire volevo.
sera, invece di piangere, guarda il mio viso in modo strano, come se fosse ormai lontano. Ti prego, Angela, non andartene, non puoi lasciarmi qua giù da solo. Non è possibile che tutto a un tratto non posso perderti. Lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un'altra ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano Todavía no resuelto el misterio de los agentes de policía italiana desaparecidos en Argentina. Déjame ver, Miguel. Mira. Scomparso in Argentina. Adolfo Faina era nel nostro paese per una missione speciale. La polizia italiana ha chiesto l'intervento del governo argentino. Dalle Appenninos alle Andes, ancora l'Everest. Señoras y señores, ¡ecco!